Allora, questa che ha in mano ci può spiegare che cosa è di preciso? E questa è una vertebra caudale, una vertebra della coda di un titanosauro. Anche se è un osso solo, ha dei caratteri anatomici unici che ci hanno permesso di classificarla e di dare il nome a questo nuovo protagonista della preistoria d'Italia, soprannominato appunto Tito perché è della famiglia dei titanosauri. Oltre a questa vertebra ci sono altri due frammenti di osso che indicano un animale lungo circa 6 metri, un adolescente che non era ancora cresciuto, come vediamo dal fatto che mancano alcune parti di questa vertebra che di solito ossificavano più avanti durante la crescita dell'animale. Quanto tempo ci è voluto e qual è stato appunto il lavoro su questa importante scoperta? Circa 2 anni di lavoro tra ricerca scientifica, estrazione in laboratorio delle ossa, confronti anatomici con tutte le altre specie conosciute, prima di dire che il nostro era davvero un nuovo dinosauro. Dopo la prima ondata di rinnovamento, che è certamente arrivata da Jurassic Park e da tutta la serie dei film di Spielberg, sono maturate tante professioni grazie ad una maggiore conoscenza attraverso i media della paleontologia, che non è una scienza morta, è una biologia applicata ai resti fossili, ma questi resti fossili un tempo erano esseri viventi che ci raccontano di un mondo diverso prima dell'uomo che ci ha preceduto e che fa parte anche della nostra stessa storia evolutiva. Invece per quanto riguarda appunto un giovane che oggi vuole fare questo lavoro, cioè il percorso, l'università dà poi lo sbocco necessario per potersi concentrare al 100% su questo studio? Purtroppo c'è da dire che in Italia è molto difficile diventare paleontologi professionisti. Io sono fortunato perché dopo la laurea ho trovato posto al Museo di Storia Naturale di Milano, ma anche tanti collaboratori della nostra sezione non hanno un lavoro fisso e per molti c'è naturalmente la tentazione di andare all'estero. Quindi dal suo punto di vista è proprio una mancanza strutturale o una mancanza di attenzione da parte del governo verso questo settore? Cioè c'è la mancanza di fondi o cos'è in realtà che l'estero fa più che l'Italia? Una mancanza di fondi per le discipline scientifiche motivata anche di riflesso indirettamente dalla grande ricchezza archeologica del nostro paese, per cui c'è sempre prima l'emergenza di salvare siti come Pompei e la paleontologia viene dopo.